Per la sesta edizione consecutiva, il Comune di Fano aderisce alla Settimana Europea della Mobilità Sostenibile, la campagna di sensibilizzazione della Commissione Europea a cui aderisce il Ministero dell'Ambiente, che offre ai comuni la possibilità di diffondere una cultura sostenibile e avvicinare i cittadini a questa pratica attraverso convegni o eventi. Dal 2002, infatti, la Mobility Week vuole migliorare la salute pubblica e la qualità della vita, promuovendo azioni volte a favorire la diffusione di una mobilità pulita e un trasporto urbano a basso impatto. Tema di quest'anno è Migliori connessioni, che ha come intento quello di evidenziare e promuovere le sinergie tra le persone e i luoghi. A Fano sono più di 7 gli appuntamenti sparsi in tutta la città, aperti a tutti dal 16 al 22 settembre. Ci saranno degli eventi importanti, il primo sarà il 16 settembre con il Giretto d'Italia organizzato da Lega Ambiente Nazionale. Gli incontri più importanti saranno il 16, il 18 e il 22. Fuori della settimana europea ci saranno altre iniziative organizzate da Fiat for Bici il 10, il 17, l'11 settembre e anche il 24 settembre. Domenica 18 il Comune ha organizzato questa pedalata cittadina in collaborazione con For Bici, quindi partiremo da Sant'Orso, si potranno provare anche monopattini elettrici Bird gratuitamente e si arriverà al porto per cenare tutti insieme. Troverete tutte le informazioni e il programma completo sul sito del Comune di Fano, link di prenotazione compresi e tutte le informazioni della settimana. L'appuntamento clou, invece, il 22 settembre in centro a Fano, è organizzato da Techfem, azienda operante nel campo dell'energia che mira a sensibilizzare ed avvicinare la cittadinanza e il mondo produttivo alla mobilità e alle soluzioni green. Nella mattinata, dalle 9 alle 13, ci sarà un workshop nel quale interverranno professori universitari e imprenditori e specialisti della mobilità sostenibile, quindi parleremo di e-bike, mobilità elettrica e anche mobilità condivisa pubblica con Massimo Benedetti di AMI. E nel pomeriggio invece ci trasferiremo in piazza 20 settembre, dove abbiamo allestito, grazie al Comune di Fano, degli spazi in cui sarà possibile fare proprio dei test drive sia con le e-bike sia con la mobilità singola elettrica, quindi auto elettriche, e quindi si partirà dalla piazza e ci sarà anche uno spazio dedicato ai più piccoli in cui le associazioni, i nostri partner, avvieranno i più piccoli all'utilizzo, ai benefici che la mobilità ciclabile, quindi con la bicicletta, può darci all'interno della nostra città.